Siamo qui con Matteo Scarpa, Nicola De Bono e Sandro Cecchin dell'associazione Blister. Com'è nata questa associazione? L'associazione Blister nasce dalla visione di cinque ragazzi, tre oggi qua questa sera, che vogliono diffondere una cultura della salute mentale diversa rispetto a quello che è sempre stato fino adesso, a tutto il corpo sociale. L'idea che vogliamo dare noi dell'associazione è una visione molto più concreta, al di là dello stereotipo della salute mentale, e andare oltre un po' il lato istituzionale e burocratico che di solito c'è, soprattutto nel contatto con il diverso della salute mentale, nel senso di andare oltre il guscio di quello che potrebbe essere concepito come il diverso e il malato psichiatrico. La ricchezza della nostra associazione, del nostro scopo è appunto la sensibilizzazione ai colori che si possono trovare nella diversità, oltre quel grigiore che di solito c'è perché si vede il matto come quello che è inaccessibile, quello che è difficilmente raggiungibile perché attorniato da quella sua aurea un po' di difficoltà sociale. Quindi vogliamo andare oltre le loro difficoltà sociali e sensibilizzare circa il passo che dobbiamo fare noi per arricchirci della loro diversità. Citavi prima appunto la rassegna Qualche Passo che si terrà anche quest'anno. Perché creare una serie di incontri ed eventi in città su queste tematiche? Perché incontri ed eventi non sono mai abbastanza, sempre e comunque. Queste sono tematiche particolari a cui noi teniamo molto e che vogliono sensibilizzare ulteriormente e approcciarci soprattutto da quest'anno a persone che forse la salute mentale e ciò che ruota attorno magari non ha mai pensato, non c'è mai entrata in contatto. Secondo me è importantissimo quello che ho detto prima Matteo, che non ci sono mai sufficienti incontri o modi di comunicare questa cosa. Infatti quello che noi vogliamo fare è continuare tipo, a stimolare su un tema che magari fa parte della società ma non è mai abbastanza insistito. Quello che vogliamo fare noi è insistere e questo tipo di rassegna che è Qualche Passo, che è la quarta edizione, quest'anno per la prima volta non è più solo istituzionalmente all'interno come è stato gli anni passati, all'interno di una sala comunale in cui viene parlato tra palco e pubblico, quindi c'è l'esperto che parla al pubblico. Quest'anno c'è la sfaccettatura del libro presentato, del cortometraggio, la serata finale della rassegna che sarà a Piero Rossi, in cui ci sarà della musica sempre suonata da qualcuno che è comunque all'interno dell'ambito salute mentale, se si può chiamare così. E il bello è che noi abbiamo cercato queste sfaccettature non tanto perché ci siamo messi attorno a un tavolo a dire com'è che possiamo arrivare alle persone, come possiamo non arrivare. Abbiamo immaginato quello che sarebbe stato il nostro modo di interagire con la salute mentale. Quale secondo voi è il confine fra la normalità e la malattia mentale? Ma io credo che il confine non esista. Per esperienza professionale, molte volte purtroppo i ruoli si invertono molto facilmente. Più che confine, direi che una condizione in cui ci si trova nel scendere a compromessi con ciò che è l'ambiente sociale in cui ci si trova in un momento di crisi e quello che è l'essere se stessi. L'associazione Blister, avete detto, vuole essere un'associazione che crea rete e si apre alla cittadinanza e a chiunque è interessato a partecipare e collaborare. Come può chi è interessato entrare in contatto con voi? Dunque, tra i primissimi punti, gli scopi della nostra associazione è proprio quello di sensibilizzare al tema della salute mentale, cioè far entrare in contatto con la salute mentale. Quindi, attraverso i contatti che si hanno, cellulare, mail che noi abbiamo personalmente dell'associazione, siamo aperti a contatti sia di volontariato, perché noi poi viviamo del volontariato, delle persone che vogliono partecipare ai nostri progetti, quindi attraverso contattando noi del direttivo comunque noi dell'associazione, poi si può essere direzionati all'interno dei progetti all'interno della nostra associazione. Adesso all'attivo abbiamo sicuramente l'orto in cui si può dare una mano, per esempio, all'orto a coltivare l'orto. Abbiamo una radio che poi andrà cioè non andrà in diretta sulle frequenze medie così, ma sarà per podcast online, appunto anche Qualche Passo per darci una mano, perché comunque è dei modi per entrare in contatto con la salute mentale. Io personalmente che faccio parte dell'associazione, ma non faccio attivamente parte di uno dei progetti in cui ho diretto contatto con i pazienti psichiatrici. Comunque trovo un sacco arricchente anche solo organizzare qualche passo verso la felicità o dare una mano a organizzare questa cosa, perché comunque c'è un contatto all'idea della salute mentale.